scatta la fase 2. Siamo su un, noi a Teramo li chiamiamo tram, ci piace chiamarli tram fin da piccoli. Che cosa accadrà quando ci saranno più di 15 persone? Questo è un bel problema, perché effettivamente ci sono dei distanziamenti da rispettare, come vediamo su questo autobus. Già sono stati messi degli adesivi per indicare quali sono i posti da utilizzare e quali no. E questo è un problema da affrontare, e penso che se ne debba occupare a livello normativo o comunque a livello di prefettura, perché nel caso in cui arriveranno più persone, dai decreti, dalle ordinanze emesse, pare che non toccherebbe all'autista, che ha un compito suo all'interno di questo autobus, determinare chi deve scendere o meno. Non può essere compito dell'autista appunto fare una scelta simile, dovrebbe chiamare le forze dell'ordine a un certo punto. Pare sì, che poi alla fine bisognerebbe fare questo. Voi capite che sarebbe una situazione incresciosa, le forze dell'ordine non arriverebbero subito dopo, e quindi bisognerebbe trovare un sistema adesso da qui in poi per cercare di regolamentare questa situazione.